Un minuto di raccoglimento per chi non vuole non può essere dimenticato. Inizia così Pontevomano San Buceto, penultima giornata di eccellenza, la sfida delle sfide, la disperata rincorsa degli uomini di Mister Capitanio per queste ultime due fermate che potrebbero anche regalare la salvezza diretta, oggi dovrà fare i conti con la voglia dei viola di Mister Savini di sigillare con il 17° successo stagionale la certezza matematica dei playoff. Arbitra la gara il signor Mauro Stabile della sezione di Padova. Nel primo tempo segnaliamo solo due azioni pericolose, una per parte. Al 36° Maranella per Manuel Di Sante, che mette un gran pallone sui piedi di Pallitti, che sbaglia in modo clamoroso. Risponde due minuti più tardi il San Buceto, con Nardone dalla destra. Salvatore rinvia sui piedi di Criscolo, che non ne approfitta. Tutt'altra storia secondo i 45 minuti di gioco. Alla prima occasione gli uomini di casa passano in vantaggio con Manuel Di Sante, lesto a insaccare un suggerimento al bacio di Gentile. Al 10° scambio Pallitti-Gentile, ma il tiro di quest'ultimo non è abbastanza forte da sorprendere Dedeo. Sul fronte opposto, grande azione di Lalli, che scaglia un gran tiro, prontamente respinto da Farnese. La palla ancora sui piedi di Lalli, che insacca, e 1-1. Fioccano le occasioni e al 18° Manuel Di Sante serve in aria Pallitti, che non riesce a girarsi. La palla però finisce sui piedi di Francia, che si fa sporcare il tiro da un difensore avversario e la palla finisce al lato. Il San Buceto prova a vincerla e nel giro di pochi minuti crea più occasioni da gol. Prima con due tiri dal limite di Rosati e un minuto più tardi con Criscolo, ma la palla finisce di poco al lato. Ancora San Buceto con Nardone, ma questa volta è la traversa a negare la gioia del gol. Si sveglia il Pontevomano, che al 33° si rende pericoloso con questo gran tiro di Davide Di Sante. Sulla respinta di Dedeo si avventa Francia, che viene messo giù. Per l'arbitro il rigore. Dal dischetto trasforma il bomber Di Sante, che però al 37° si fa espellere per doppia ammonizione. Salterà l'ultima di campionato contro il Delfino Flaccoporto. Ma il Pontevomano non si abbatte, al 45° va di nuovo in gol con una grande azione di Gentile. Al 49° trova addirittura il poker con Maranella, lesto a insaccare un tiro deviato di Davide Di Sante. Nel recupero c'è ancora tempo per questa azione di Lalli, ma il pallone sfiora la traversa e la partita finisce sul risultato di 4-1. A fine gara il commento dei due tecnici. Peccato, perché nonostante la vittoria di oggi, 42 punti in classifica, nonostante l'ottimo campionato che abbiamo fatto, purtroppo la classifica dice che ci sarà l'ultima gara, sarà ancora fondamentale, è ancora tutto in gioco. Noi penso che abbiamo fatto una grandissima partita, ma credo che tutto il campionato comunque sia stato di livello. Siamo mancati in poche occasioni e la gara di oggi è l'emblema di quello che siamo. Siamo stati compatti contro una squadra fortissima. Abbiamo concesso poco, forse dopo il gol subito abbiamo perso un po' le distanze, ma abbiamo avuto la forza di riandare in vantaggio e in 10 abbiamo fatto altri due gol, per cui credo che sia stata una vittoria forse la migliore dall'inizio della stagione. Però abbiamo tempo, sicuramente festeggiamo, però poi sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare perché c'è ancora qualcosa da conquistare. Una brutta sconfitta su un campo impraticabile, ma fino al rigore noi c'eravamo stati. Abbiamo sciupato tutti in questi ultimi 20 minuti finali, facendo disastri e questo su un risultato che era in bilico. Alla fine è diventata una partita in cui ci siamo sfaldati, abbiamo preso 4 gol, tutti e 4 veramente disastrosi.